parla di questo aeroporto che poi di Gorizia, una volta che è passata sotto l'Italia, e con l'avvento, come si chiama, della Regia Aeronautica nel 1923, l'aeroporto che è denominato Merna, in base alla località vicina, oggi in Slovenia, era sede appunto del quarto squadro di caccia. E c'erano diversi aerei, più di una sessantina di aerei, adesso io non sto intendo molto di aeronautica, comunque era una base molto importante a fronte del quale c'era il Duca d'Aosta. C'era anche un nastro, come possiamo vedere in basso a sinistra, il tavolino rampante, quello che poi è stato ripreso dalla Ferrari, è stato ripreso proprio da il quarto astronomo. Qui abbiamo una visione dell'alto dell'aeroporto di Gorizia, in basso uno degli aerei, il CR-32 famoso, con l'insegna del tavolino rampante, e a destra, invertiti di colori, è l'aereo di Francesco Bacca, che è uno dei primi aerei austriaci proprio sopra i cieli di questo aeroporto. Qui possiamo notare lo schieramento degli aerei lungo il perimetro dell'aeroporto. Naturalmente c'erano anche degli incidenti, e possiamo vedere una foto, una pubblicazione di una foto, un ribasso a destra e un altro a sinistra che appartiene alla mia famiglia, uno degli aviatori morti. Tra tutti questi aviatori morti, soprattutto gli incidenti capitavano lunedì mattina, probabilmente erano dovuto ai posti del bagaglio della serata precedente. Dopo il 1947, cioè con la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'aeroporto di Gorizia divenne un aeroporto civile. Qui possiamo notare a sinistra un atterraggio lungo, in gergo, cioè è andato fuori pista e praticamente era arrivato quasi alla attuale via Trieste, cioè quella via di comunicazione che va da Pallone porta a Gorizia. Mentre a destra c'è la Cile de Castro del 1952, appunto, che è arrivato all'aeroporto di Gorizia. Dopo il 1960 questo aeroporto viene praticamente trasferito a Ponte di Legionari, l'attuale sede dell'aeroporto regionale. Ora vediamo qual è stata l'ispirazione per realizzare questa meridiana. Qua sono sempre due foto storiche. In basso a destra possiamo vedere un volo a rovescio chiamato di Breda 19 che attraverso un punto di Sonzo con volo rovesciato, e in alto a sinistra due aviatori che sono seduti su un Mecca del CR-32. Proprio a queste due foto che mi hanno ispirato a realizzare all'interno del bar questa meridiana a riflessione. Ecco, questa è la saletta del bar retrostante, e come possiamo notare, come dicevo prima, ci sono sullo sfondo le foto. Sulle pareti, cioè alle pareti laterali, possiamo notare che cosa? Che ci sono due ampie vetrate ricoperte da tendaggi. La parte superiore è invece, cioè il soffitto, ci sono soltanto le due linee di luce. Ora, realizzare una meridiana all'interno di una stanza, sì, sembra che sia facile, basta porre in prossimità di un davanzale uno specchietto e questo riflette sul soffitto, ma non è che sia proprio così, insomma. Ora vediamo. Questo è il progetto della meridiana. Allora, in alto a destra possiamo notare che se lo specchietto viene posto sul davanzale è messo così senza nessun orientamento, il sole nelle varie altezze, cioè i due solstizi, 21 giugno, quando è più alto,
21 dicembre, quando è più basso, e i punti riflessi andrebbero a cadere anche nella parete di fronte, quella che appunto non dovrebbe cadere. E quindi bisogna orientare lo specchietto in modo tale che entrambe le azioni del sole andassero appunto a colpire una parte particolare del soffitto. La stanza, come possiamo notare in basso a sinistra, che c'è questo delimitato da questo rettangolo rosso, lo specchietto è indicato dalla freccia, l'orientamento della parete possiamo notare della rosa dei venti che ho posto in alto, e quindi per concentrare tutti i raggi in vicinità proprio della finestra. Poi ho voluto naturalmente anche, così per rendere omaggio, disegnare un aereo. Naturalmente le mie doti artistiche non è che siano come quelle di Henry Sinkin, che mi seguirò dopo, per cui io mi sono semplicemente ispirato e dopodiché vedremo i risultati. E quei due elementi importanti, ovviamente. Allora, c'è lo specchietto che ha la possibilità di essere ruotato in diverse fasi, e la linea meridiana è rappresentata da un'unica della R. Questi sono i due elementi fondamentali. Ecco qui, possiamo notare lo specchietto nella sua sede provvisoria, posta vicino alla finestra, dove naturalmente è stata scostata la tenda, perché altrimenti non c'è il sole. Io ho pensato ovviamente di più che dipingere, anche perché fare il Michelangelo della situazione, cioè stare lì a pitturare, un po' dura, e quindi ho realizzato e compensato, e poi naturalmente dipinto, eccetera. Ecco, questo è l'aereo che è stato realizzato, e possiamo notare che c'è indicato dalla freccia un punto luminoso, e questo è, grazie, e questo, questa foto è stata eseguita l'11 maggio scorso, praticamente al mezzogiorno locale. E come possiamo notare, la linea meridiana, come dicevo, è rappresentata dall'elica, gli estremi dei solstizi vanno oltre l'elica stessa. Per un motivo molto semplice, avrei dovuto fare un'elica molto grande, quindi in proporzione sarebbe dilatato ulteriormente. E in basso a destra si può notare diciamo così, quella che mi aveva ispirato per questa meridiana, cioè il sorvolo degli aerei sopra l'isola. Sono rappresentati quei due ponti con un po' di nuvole, eccetera. Qui abbiamo i punti particolari. Allora, l'altro a sinistra è quello che dicevo poc'anzi, il discorso del volo rovesciato. A destra un particolare di un aereo che sviluppa tra le nuvole. In basso a sinistra, ovviamente, quello che ho appena detto del 11 maggio, l'ora locale, e la coda dell'aereo. Questi sono i particolari. E questo praticamente è il volo rovesciato. Dicevo un mio vecchio insegnante che, se vuole vedere le situazioni un po' diverse, basta spostarsi in un'altra direzione, un punto di vista diverso, e quindi poi creare qualche situazione nuova. È quello che ho fatto io, cioè ovviamente non è che sia rovesciato, mi sono posto io dall'altra parte della stanza, e quindi l'effetto è volo rovesciato. Naturalmente non poteva mancare un libretto di volo annuale, dato che gli aerei hanno un libretto di volo giornaliera, io l'ho fatto annuale. E la tabella naturalmente non è che porti i dati di volo, ma sono rappresentati dall'equazione del tempo, corretti per la longitudine del luogo, e quindi l'ora di passaggio, l'ora civile dei nostri orologi. E nel quadro a sinistra, ovviamente sono riportate anche le coordinate del luogo, quindi della latitudine, della
longitudine, le caratteristiche dell'aereo CR-32, appunto, che ha questo aereo particolare, e ho scritto vola, fra virgolette, ogni giorno sereno alle ore 12 locali a una quota di 1550 mm dal punto suo di riferimento, che è praticamente lo specchietto. E con questo io ho terminato. Secondo intervento vorrei invitare il sindaco di Aiello, Roberto Festa, a portare il suo saluto e naturalmente anche di apertura dell'amministrazione comunale di questa festa del mondo. Buongiorno a tutti, dopo tutto quello che ha detto Aurelio prima e nel mezzo di questa splendida rappresentazione dirò solo che riporto il saluto mio dell'amministrazione. Un ringraziamento doveroso a chi organizza ogni anno, ormai da anni, questa manifestazione e un benvenuto agli amici di Pesari con i quali stiamo intraprendendo questo percorso che speriamo ci porti a far conoscere le nostre 80 meridiane, di cui onestamente sono molto orgoglioso di essere il primo cittadino d'Italia ad avere 80 meridiane. Un plauso va sicuramente al mio Aurelio. Dicevo appunto questo programma che ci mette insieme in un'ottica anche di maggior conoscenza delle macchine del tempo del nostro meridiano che è gli orologi d'autore di Pesaris. Un ultimo ringraziamento volevo fare ovviamente a chi ci ospita, che è appunto l'avvocato Formentini, che ogni anno mette a disposizione per fare questa splendida festa queste sue strutture. Vi prego anche di guardare poi tutto il resto di quello che c'è nel museo perché è molto interessante. Vi ringrazio e buona giornata e buon ascolto.